A proposito, hai visto il trailer del film nuovo di Mario Coppo? Sì, l'ho visto. Bello. Ho apprezzato molto il montaggio analogico. Gli scarponi dei soldati, l'occhio della madre. Non si preoccupi, però stia attento, che c'è crisi e di questi tempi i denti li fregano per strada perché valgono tanto. Ma va, figlio, ti mettono a fregare i denti. Oh, aiuto, aiuto! Come si dice in ambito cinematografico e anche di scrittura, ciò che conta è la sostanza. Cioè uno potrebbe anche immaginare che queste fossero due tezze e quindi disparticcere in maniera equa, cioè un po' io e un po' tu. Facciamo finta perché l'immaginazione può anche superare la realtà. Tu pensa che già il tuo pezzo, che qui ci sono due pezzi, te lo sei già mangiato, no? E quindi io vendo questo. Io già sono saccio, più saccio di Edo, ti ricordi quello che dobbiamo fare? Io prendo i soldi, tu sei fermo con la bicicletta davanti alla porta della banca, come io arrivo, salgo di dietro e partiamo. Non ci saranno macchine, perché alle 6 la banca sta chiudendo, non è che ci sarà traffico. Andiamoci a preparare e ce ne andiamo. Sì, sto partendo adesso, ho la valigia pronta, tutto, spero di non trovare traffico e arrivo. Sì.
Notizie del giorno, i criminali hanno appena sorpassato il confine siciliano. Io non ne posso più. Ma che Sicilia è questa? Non sappiamo neanche dove siamo e poi dove andiamo sono le strade bucate, ci sono queste strade così. E ora che facciamo? Rimaniamo qua? Io ora la gomma sembra essere bucata. La portiamo nel gommino. Ma tu non sai che oggi sono tutte cose, tu è tutto in sciopero? E come lo posso sapere? Se uno c'è lo sciopero, lo scrive nel giornale. Anche lei di quello sono giusto. Ora scioperano tutti. Uno se si fa male, se muore, anche le pompe funebri sono chiuse. I preti si sono messi a scioperare pure loro. Ah vabbè, allora io ti lascio qui. Quando pensi a qualcosa me lo mi chiami. Ciao. Ma non puoi fare una società, va bene. Buongiorno. Guardi che strade bucate, guardi, si è scassato tutto. E prima pure noi, là, un po' più in qua la struttura. E abbiamo preso tutta la strada bucata, l'avevamo portata dal commissario, ma sono tutti sciolti. Poi io qua sono venuto da poco. C'è mia moglie che ha bisogno, i miei figli devono andare a scuola. E mia cognata è incinta, mia suocera pure. Sì. Le informazioni erano giuste. E certo, meno male che abbiamo registrato la targa. Certo. Adesso scatta la denuncia. È chiaro. Oh, quel buon vento. Sì, molto. Non troppo la macchina, che la stavo aggiustando però. Se n'è andata e non l'avrebbe da più. Da sola. Non l'avrei presa più, se non avevo fatto il successo. L'ho ripresa io. Questa? Questa sua? Sì, diciamo che abbiamo cercato di ristrutturarla. Vedo che ci siete riusciti. Sì. Vabbè, dentro è, diciamo, un po' vintage. Retro, più che altro, sì. Sì. Vabbè, accogliente. Si sta bene. Cioè, si sta meglio d'estate. D'inverno il letto matrimoniale è più quindi. Non avevo dubbi. D'estate si sta benissimo, per il resto. Devo dire che è stata una bella idea quella di buttare giù il tetto per non pagare le tasse. Bella idea, sì, bella idea. E poi del resto anch'io, sai, sono un principe, ma... Complimenti. Complimenti, ma non ho più niente, mi hanno pignorato tutto. Sai, ultimamente ho affittato la mia villa, quella sul mare, per una di queste fiction che vanno di moda oggi, ma niente da fare. Peccato e vergogna. Del resto, non sei stato molto furbo, dovevi nascondere la macchina, però tu mi piaci. Andona di natura. Bravo. Non puoi intendere, eh? Mi piaci nel senso lavorativo. Dovresti cambiare ramo, non più furti d'auto, ma colpi. Allora Zemo è già suonato. Però adesso faremo un duo allora. Sì. Simon e Garfunkel? Sì. Santa John. Non sarebbe male. Gigi Andrea. Sì, no, Gigi Andrea no. Cantavano solamente. Ma allora mi raccomando, tu sei un marchese. Sì. Ricordati. Ripetilo. Sono un marchese. Sono un marchese. Bravo. E tu che non mi presenti? Certo, io ti presenterò alla corte, che sono più spiantati di me, ma non è un problema. E ruberemo la collana, quella che ti dicevo. Va bene? Sì. Mi raccomando. Sono un? Marchese. Bravo. Il petrolio è un impegno molto duro da gestire. Sì, è molto complicato in questo periodo. Contessa carissima, ma come niente. Buongiorno, Marchese. Come sta? Bene, 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 bene. E
Le volevo presentare il mio amico... Marchese de Tassis. Marchese de Tassis. Come sta? Bene, ho partecipato anche a una sua fiction che è annunciata da poco. Sai, nella mia villa, Padre Pio alla riscossa, sai, queste cose, nuove, nuove produzioni. Suo accompagnatore? Lorenzi, magnate del petrolio. Piacere. Lorenzi, magnate del petrolio. Ma che te fa? Mi piacerebbe buttarmi nel mondo della finanza? Ci possiamo fare una chiacchierata. Con piacere. Quindi, mi dicevo... Sì, io avevo un po' di soldi da... E questi soldi cerchiamo di farli buttare. Io andiamo avevo... anche nell'imprenditoria edilizia. Avevo pensato di buttarli sull'agricoltura, arance... No, no, l'agricoltura non va bene in questo periodo. Buttiamo soldi nelle case, costruiamo. Se ne può parlare. Piano è? Quello, la collana. Collana l'ho avvistato. È quello. Di famiglia. Allora, quel piano che mi dicevi ieri. Sì, quello era un film che avevo scritto nel 2004 per Lille e Greg, solo che poi non l'hanno voluto, quindi lo abbattiamo su questo. Ricicliamo. Perfetto. Sì. Benissimo. Allora, noi balliamo. Sì. Noi io e te. Io e lei. Ci mancherà. Balliamo. Io. La collana, te la passo da dietro, tu te la porti via, va bene? Va bene. Ok. Mi scusi. Padre, oh. Ok. Oh, sì. Un bacio, un bacio. Ok. Fermate la musica! No, Lorenza, mi dispiace, è un po' seduto tardi. La ringrazio. Marchese, ha un fazzoletto. Oh, ma certamente. Oh, la collana di mia madre! Non mi ero accorta di averla persa. La ringrazio, Marchese, la ringrazio. È un tesoro per me importante, non so come avrei fatto senza di lei. La ringrazio tantissimo. Lei si distrae troppo. Non ci fossi ha ragione, non ho la minima idea. Sono tutto così. Di inestimabile valore. Sì, infatti. Oh, mia madre me l'ha regalato con lei. Perdonatemi, vi posso rubare la contessa per due minuti? Sua. Certo. Venga, venga, contessa. Allora, noi possiamo concludere questi contratti? Sì. Ho dei palazzi che sono proprio a caso suo. Sì. Così io... vediamo di fruttare questo piccolo patrimonio. Ho giusto la penna per filmare. Ecco, andiamo, andiamo. Allora lei come impiega il suo tempo? E beh, diciamo che mi occupo dell'amministrazione dei beni di famiglia, che... e non ci sono. Quest'oggi sono tempi duri. Durissimi. Ha ragione. Durissimi, durissimi. Ma mi consolo perché ultimamente mi sono appassionato alla magia. Oh, sì. Interessante, mi racconti. Molto interessante. Magia, ipnotismo, occultismo. Insomma... Questo mi fa un po' paura. No, ma non c'è da avere paura perché... Il problema non è avere la capacità, ma che l'interlocutore ci creda. Sa, tutti i grandi maghi, a partire da Houdini, passando per i maghi orientali, addirittura Tony Binarelli. Grandi uomini. Per non parlare del mago Forrest, anche lui è un grande, hanno sviluppato questa pratica. Perché è tutto un gioco di sguardi, di mano, di concentrazione. Dove eri finito? Dove eri finito? Stavo fumando un contratto, palazzo. Ah, sì, sì, sì. Ma come? Sì, sì, quindi. Bell'affare, perché tu firmi i contratti così, no? Case, palazzi, perché come siamo miliardari, allora noi buttiamo i soldi così. Piuttosto! Penalizzata. Puoi urlare, non ti sente, non ti sente! Sono poi una fotografia, non mettiamo sorpresa. Sì, 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 facciamo così, facciamo un bel selfie.
ci localizziamo, mettiamo, stiamo rubando i gioielli della famiglia della contessa, così tutto il mondo ci sputta. Non ci aveva fatto caso. Va bene, allora io eseguo il colpo, tu coprimi le spalle. Fammi a prendere una camomilla. La campana? Sì. Calda! Non l'ho trovato. Sgancia. Non so come... Non sai come sgancia una collana? Che ladro sei? Che... Rubo le macchine. Ramo furti, ramo macchine, ramo cinamossaca. No, io lavavo sugli alberi. Ah, certo. E non lo so, cioè, siamo d'accordo, possiamo fare da due orecchie. Cioè. Come al solito devo fare tutto io, come al solito devo fare tutto io. Faccio la stessa idea. Piacere. È fatto. Ma che è un vuoto? Ma di cosa stavamo parlando? Sì, di cosa stavamo parlando. Sì, che stamattina, sentivo delle notizie alla radio. E allora, ascoltando la radio... Accendete la radio! La radio. Interrompiamo la trasmissione per darvi un annuncio importante. Un ricco magnate del Tetolo ha stretto un patto con un marchese, dandogli in mano milioni di euro sporchi. Si è appena scoperto che il marchese è in realtà un pericoloso bandito che agisce con un principe e con una banda di ladri con cui ha fatto un furto alla Banca d'Italia. Tutti loro sono ricercati da tutte le polizie del mondo. Un marchese? Ma quindi tu sei un ladro e mi hai rovinato la vita, voglio te soldi sporchi. Pure che ha fatto, non è che non è una la fa a pagare. Signori, è arrivato il momento di andare, io ho tanti impegni. No, ma contessa, ma noi ci vedremo. Ma lei ha sentito quello che... Ma no, ma sono coincidenze, qui le lascio dove le... Mio amico, mi raccomando, comportati bene, comportati bene. In società, mi raccomando, come si sta in società. Arrivederci. Faccio due passi. Stai qui. Dovrebbe restare. No, faccio un po' di cose e poi ritornerò. Un giorno ritornerò. Ciao. Resta qui. Resto qua. Sì, resta qui. Così io non mi comprometto. Grazie, non vado. Mi raccomando, amministrala bene. Okay. Io non mi sporco le mani. Ci vediamo dopo. Spero mai. Oh, ma piace. Meno male che qui ha sentito alla radio quello che ho mutato. Io purtroppo non devo neanche io, ma che... Purtroppo nemmeno la mia collana. Purtroppo non lo so dove andare a partecipare. Niente. Diciamo che... Me l'ero a successo, è successo che quando io sono... Siamo scesi in Sicilia dopo aver fatto un tutto in banca. Purtroppo si è sgonfiato una ruota. Ma io in quell'occasione ho conosciuto il principe che anche se non lo dice... Quindi anche il principe! È più povero del mondo. Ho rimediato questa, è la... è la catenina della mia prima comunione. La catenina tua? Sì. E tu l'hai rimediata? Giustamente, cosa tu la rimedi? Vabbè. La collana? Ma tu lo sai, la contessa fa discorsi. Sì, fa discorsi. Io, vabbè, là mi sono commosso, sì, mi è sembrato male. Si commo... Di verità. Sì. Perché ti sei commosso, perché fa discorsi.
gliela tu, gliela hai. Però ho rimediato questa. Però ho rimediato questa che era tua. Era la mia, quella è tua. Certo, e tu l'hai rimediata. Ma allora sei bestia! Purtroppo è andata così. Adesso noi andiamo dall'Alessandro Bench e ci sì. mettiamo d'accordo, no? Certo. L'Alessandro Bench. Un altro piano? Sì, ne ho in mente uno. Immagino. Prima parliamo con dei consulenti che sono fidatissimi. Fidatissimi, un bel piano forte. Norte. Sono due consulenti fidatissimi. Fidatissimi. Tu non sai io cosa ho fatto in questi giorni. Ah, non me lo dire. No, tu non lo sai cosa ho fatto in questi giorni. Ah, non me lo dire. Che hai fatto in questi giorni? Questo non me lo dire. Non è un'esclamazione, no? Significa dimmi. Ho rubato delle ceneri a un ricco inglese. Ah, ma allora valgono un sacco di soldi. Ah, sì, sì, valgono 12 milioni. E pensa che li ho nascosti nel baratto del caffè, ora te li faccio vedere. Ma qui non ci sono più le ceneri. Ma tu il caffè come l'hai fatto? Io il caffè l'ho fatto con questo qui. Ne ho dovuto 12 milioni. Allora, come è andato il colloquio dei consulenti? Il colloquio è andato tutto bene e hanno detto che ci pensano a tutto loro. E in questo Natale possiamo uscire, divertirci, stare insieme. E l'importante è che dobbiamo stare attenti ai soldi. I soldi non si devono toccare. Ho rubato tutti i soldi! Come hanno rubato tutti i soldi? Hanno rubato tutti i soldi! Ho scoperto i nomi dei muratori, uno è il Puzzone e uno è il Catagor di Roma. Attenti che consulenti seguono i soldi. Ma a me questi consulenti non mi dicono niente, dicono sempre la stessa cosa. Ci pensiamo noi, ci pensiamo noi, ci pensiamo noi. Comunque, domani noi festeggiamo il Natale, in questo giorno festeggiamo il Natale. Fra due giorni Giovanni uscirà dal carcere e cosa ce la dà lui una mano? Ottima idea. Io ho visto che siamo 5 anni che mangiamo dalla Sicilia, vado a trovare i miei parenti a Messina. Insomma, se mi perdo, faccio la mia domanda. Ciao. Buon Natale, ciao. Ciao, ciao, buon Natale. Au. Ancora? Come stai? Bene. Quando sei arrivato? Sono arrivato da qualche giorno. Ma mi fa molto piacere. E passare il latte? Passare il latte a batte. Batterista, complimenti. E lo zio, gli altri? E sono qui in chiesa e c'è la messa. Andiamo a salutarci. Oh, ciao Mariuccio, come stai? Bene, ho pensato che avevo fatto un pensierino. No, non ti dovevo disturbare. No, sto qua per Gabriele. Gabriele è famiglia. Che è un buono per un panettone. Latte, uova e farina zero. Per non c'è, farina zero. Grazie. Grazie. Giovanna. E Giovanna sta arrivando. Ah, ma lui è fortissimo. Sì, è tornato anche lui, dopo tanto tempo in Sicilia. Pippo Paolo. Non preoccupare, è così, sta 6 mesi e deve rispondere di Pippo Paolo, 6 mesi è normale. Anzi, è scatenatissimo, pensa che ha 28 morti. Ah, un anno. Io ho portato un regalo anche per lui. E la radio senza volume, non ho intenzione. Siccome uno ha il volume che dà fastidio. Ma accende la radio, la mette là, non ti sentire. Pippo Paolo.
Tua sorella? Eh sì, però si sì, sei in casa, siccome è incinta, e sono stata a Carmela, la figliara, c'è praticamente tutta la città. Ma anche lì a Piedemonte ci sono delle persone che lo sanno ancora prima che uno incinta. Per esempio mia comare si è chiusa in casa, stata 20 mesi di prevedere. Noi purtroppo abbiamo dimenticato il tuo regalo. Vabbè, ma non vi preoccupate, io l'ho fatto così con il tuo padre. Anzi c'è il regalo dello zio. È una nuova invenzione. Grazie, Mariuccio. La tazzina con il mano a sinistra. Però uno se vuole vuole nel foggiare pure a destra. Dice che si abbina perfettamente con la mia caffettiera e ha il manico a sinistra, se lo mette a sinistra, e il manico a destra se lo mette a destra. Preciso. Buongiorno. Oh, salve. Scusa, via Ghibellina. Per via Ghibellina deve prendere quella strada lì. Va bene, grazie. E dica. ATCF, Messina, via Ghibellina. Ah, va bene, l'hanno messo, io che lo mando sul bastone. Ogni tanto mi escono così. Grazie per il programma perché vi seguo di Strymind. Grazie. Come si pronuncia? Streaming. Mario Gogo, lui è il mio storico. Mario Gogo ha 16 anni ed è, sa tutto di me. Quindi Mario Bene. Gogo, un augurio per Messina. Che lui venga almeno altre 16, 20, 80 volte all'anno. Così 80, c'è più possibilità di vederci. 360, 80. Ce l'abbiamo sempre a Messina. Tornerò. Però se è sempre a Messina vuol dire che lavora meno, quindi. No, è perché io posso fare, vado, lavoro, poi quando. Vai, viene. Per esempio, il libro l'ho scritto quasi tutto qua. Bene. E qua c'è l'ispirazione. No, l'ho scritto d'estate, quindi si può lavorare come autore, si può lavorare in qualsiasi città. Ottimo. Per fare i film, fare cose, bisogna spostarsi. Allora, buon 2015. Auguri a Messina, Nino Prassica, Mario Gogo, Fabrizio Spedale, il nostro amico. Tutti gli amici che sono venuti a trovarti. Ciao. Auguri. Beh, ma è tardi, ci devo chiamare l'agenzia. Stavolta i soldi non me li faccio fregare. E poi è impossibile che uno se va a pregare 800 euro, perciò. Pronto? E qui parla un'azienda da lascio di euro. Che ho sbagliato il numero, che è il maneggio delle ONU. No, qui parla un'azienda, dall'agenzia. Ah, allora è giusto. Ci serve un appunto delle informazioni. No, è bucato. È bucato che ce ne facciamo. Ci interessa uno sano di salute. Ma perché un po' scoscienze o schifo scoscienze? In che senso? Cioè, noi ci dobbiamo rivolgere a lui per delle informazioni, mica me lo devo sposare. Ma poi, quindi il display c'è scritto Management Leone, bagni per tutte le misure. Mi scusi, abbiamo sbagliato il numero. Io cercavo l'agenzia per gli informatori criminali. Mi scusi ancora. Ma senta, si figuri, ma senta, io penso che lei potrebbe interessare qualcosa, via. Ma io vado un po' di fretta in questo momento. Ma perché lui rinuncia a una serenità sanitaria e pochi soldi, via, nel profitto? Ma veramente la mia società ha un budget notevolmente limitato, cioè non abbiamo una lira e abbiamo solo 800 euro in cassa. Beh, ma non ci interessano i bagni. Ma come? Se un'occasione imprevedibile, quante volte lei sente il bisogno di andare al bagno, però la sua terrificante pigrizia lo porta a tenersela perché lei fa fatica a muoversi. Non c'è più problema. Noi torniamo se i 14 lavandini e 47 maschi da bagno. Ah, interessante, ma non sono eccessivi. Con la corona per i donati. Lei è una persona intelligente, compra il nostro set.
Ma a noi servirebbe un'altra cosa, è che ho sbagliato un numero, non ho tempo per queste cose. Ma signore, ci pensi bene, c'è un'occasione imperdibile. Le vasche da bagno sviluppano l'intelligenza. Prendono per esempio, io faccio in fase 38 voci al giorno e con un'intelligenza proporzionata. Faccio un bidello universitario, che non è un normale bidello, è un bidello universitario, con tanto di targheta e corona d'oro. Lei compra il nostro set e non se ne pentirà. I nostri lavandini sono pure afrodisiaci, attirano donne. Lei non deve perdere questa occasione. Guardi, mi ha convinto, lei è una persona intelligente. Mando subito gli 800 euro via fax. Almeno i nostri ultimi risparmi li investiamo bene. L'Italia dovrebbe essere piena di uomini forti e utili come lei. Oh, bravo, bravo. E grazie per l'acquisto. Non se ne pentirà. Adesso fuori dalle facce. Sì, senti una cosa, ora io devo lasciarti che ho un appuntamento. Tu vai dritto lì e fra un po' verrà Giovanni e parlerai con lui. Ciao. Oh, piacere, Emanuele Falcone. Ma Giovanni mi ha parlato molto bene di te. Buonasera. E comunque, mi aveva detto che avevo un lavoro di mia. Qual è questo lavoro? Diciamo che dobbiamo prendere delle informazioni su dei banditi che ci hanno rubato 2 milioni di euro. Quanto? 2 milioni. E ci dobbiamo fare... Eccetto. 2 milioni. Passa polizia. Allora, praticamente noi avevamo rubato 2 milioni, loro ci hanno rubato, noi però non sappiamo che locale frequentano, andiamo nei locali e facciamo i blitz e ci riprendiamo. Ok, ma io a te ti ricordo più grosso. Beh, dai, scalai, con 5 anni di caccia, dai, mi chiudo a 10. Mi chiudo a 10? Vabbè, amore, non va a fare. Ok, no. Che? Anzi, ma sono meglio. Io? Ma perciò questi banditi dove le trovano? Dici se saccio ballare, io sogno un giorno da volta di piazza mezza. Io ora ti faccio vedere come ballo. E un attimo Marione, ne vado. Pronto? Non mi sei venuto. Scusa. Non mi sei venuto. Pronto? Ciao. 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 Sì, sì, Mario, sto arrivando. Arrivo subito. Ciao. Ora dimmi i suoi soldi, sennò ti scavazza la testa. Tutto è bene, quello che finisce bene. Sì. Ci siamo dovuti mettere la borsa con i soldi sulla macchina. Non quella macchina. Ma perché? Non avete messo per una mano quando eravamo in campagna? No. Come io vorrei dove sono da finire. Ah, sì, com'è finita? Ho chiamato Giovanni.
dice che la macchina, siccome era senza freno a mano, ha fatto tutta la discesa ed è arrivata in una carrozzeria. Siccome c'è crisi, il carrozziere ne ha approfittato e gliel'ha venduta a un cliente. E allora, chi è questo cliente? È un ingegnere che non è di qua, però viene spesso a Piedmont. Ma è già per l'ennesima volta che ci facciamo fregare i soldi così. Dobbiamo metterci a tavolino e decidere un piano, stabilire un piano per recuperare questi soldi. Ma io ho tante sceneggiature che io ho scritto una volta dove ci sono ingegneri. Ti ricordo che è proprio per colpa di queste sceneggiature che non riusciamo a combinarne una buona. Dobbiamo farci venire un'idea valida. Sì, sì, vieni qua. Tu sei all'ultimo anno d'università già, vero? L'anno prossimo farò il dottore. Ah, il dottore. Vedi? E questo qua sono i bambini prodigio. Poi dicono che in Italia i bambini non studiano. Lui ha 7 anni, l'anno prossimo già sarà medico chirurgo. Sì, ma con la scusa di questi compiti non abbiamo risolto il problema principale, 2 milioni di euro. Dove sono tutti questi soldi? Dobbiamo cercarli, dobbiamo formulare un piano. Insomma, dobbiamo prendere i soldi che ci ha rubato l'ingegnere. In realtà ho già in mente qualcosa, perché nella legislatura italiana il crimine con meno conseguenze è il sequestro di persone. Tutto pronto per il piano. E qui abbiamo pure la mappa. Allora, noi ci vediamo nell'orario prestabilito in piazza, dove sappiamo che l'ingegnere passeggia con il borsone con i 2 milioni nostri per andare a depositare nella banca vicina. Noi approfittiamo dell'occasione per prenderlo alle spalle e fare questo sequestro di persone. Così noi lo portiamo a casa, gli diamo il riscatto alla famiglia. Se lui non ci vuole dare i soldi, noi gli diamo il riscatto. Ma perché dobbiamo chiedere il riscatto alla famiglia se ce l'ha lui stesso? Non possiamo prendere... Sì, ma lo devi capire che io sono un professionista perché io non faccio il lato, io faccio sceneggiatore. Per fare questo lavoro di lato, di criminale, ci vuole pure un pochettino di suspense, ci vuole un po' di distrazione, anche se lui ce lo vuole dare, noi non ve lo voglio dare per forza, noi gli diciamo no, noi dobbiamo chiedere il riscatto alla famiglia, e poi dopo 2 giorni, lui ci dà i 2 milioni. Secondo me è più semplice come dico io. Comunque, noi ci vediamo in piazza puntuali e no... come al solito che ci perdiamo, un po' in piazza, va bene. Io stasera chiamo alla Bandera Rosa, mi faccio dare il caffè e poi ci vediamo in piazza quando verrà la nostra fede. Va bene, vabbè, ciao. Ciao. Andiamo in commissariato, subito. Accomodatevi, prego. Prego, prego, prego. Accomodatevi, prego. Allora, signori, ricostruiamo tutta la situazione. Io stavo combinando per i fatti miei, quando questi due delinquenti mi hanno assalito alle spalle. Scusate, mi dovete dire perché avete assalito l'ingegnere? Dovevamo recuperare i soldi, i nostri soldi. Sì, e questi soldi da dove sono saltati fuori? Signor commissario, guardi, io devo dire la verità. Io ho comprato un'auto usata e dentro quest'auto ho trovato questa borsa piena di soldi. L'auto che lei ha comprato di seconda mano evidentemente prima apparteneva a questi due signori, anzi a questi due ladromboli. E mi dico una cosa, ascolta, lei ha qualcosa da dichiarare esattamente? Io che cosa posso dichiarare? Pure se dichiaro quello che c'è da dichiarare, non è credibile, perciò che dichiaro a fare? Senta, ma noi siamo qui apposta. Siamo in un commissariato di polizia, lei deve esporre, infatti, ha capito o no? C'è stato un colpo alla testa della condotta, dove purtroppo è scoccato il famoso scandalo. E poi abbiamo avuto a che fare con due consulenti, che in realtà sono due imbroglioni, che ci hanno rubato questi soldi. Li abbiamo ripresi, ma le ha prese l'ingegnere per sbaglio sulla macchina, che poi noi questa macchina non ce la volevamo prendere, è l'unica cosa che ci è rimasta.
Quindi voi siete la famosa banda del colpo Melano-Sicilia. Per esempio io sono uno sceneggiatore e per non morire di fame, non venendo con loro, facciamo dei colpi basandoci sulle sceneggiature. Ma noi stiamo morendo di fame. Beh, certo, capisco. Vede, il problema è proprio che questo è il nocciolo della situazione. Ma questo non è il nocciolo. Questo è l'indice. Ma che cosa dice? Veda, il nocciolo della situazione è proprio questo, e io vi dovrei arrestare. Perché posso capire la crisi, ma il furto è furto. E sembra un crimine, per giunta correlato dal sequestro di persona. Due crimini. Insomma, io non mi faccio parlare. Io non so veramente con voi che cosa fare, non lo so. La preghiamo, non ci faccia arrestare. Guardi mio amico, che cosa ha detto? È un uomo così brutto, un'esistenza animalesca. Ma che stai dicendo? Effettivamente non mi sembra giusto che lei avesse così un ragazzo. Purtroppo l'Italia non funziona, non va bene. Io non credo che loro avessero mai commesso un reato di questo genere se c'è un'opportunità. E l'Italia non sta funzionando. Quindi io credo che non bisogna giustificare questi due ragazzi. È verissimo quello che dice lui. Quell'Italia non si capisce niente, se sei bello ti tirano le pietre. Se sei brutto ti tirano le pietre, se sei donna ti tirano le pietre, se sei uomo ti tirano le pietre, se sei vecchio ti tirano le pietre, se sei giovane ti tirano le pietre. Ti ho capito perfettamente, guarda, mi sono commosso anch'io, mi avete toccato l'animo, il cuore. Certo, a volte chi ruba non è che lo fa per vizio, spesso lo fa per necessità. Io va bene, facciamo una cosa, va. Se siamo tutti d'accordo, e chiudiamo la faccenda qui, come se non fosse successo niente, va bene, ingegnere. Se ci ferma e lascia passare. E certamente, è normale, una volta che siamo d'accordo. Comunque, avanti ragazzi, eccovi, rilascio. Vedete, siete persone molto simpatiche. E mi farebbe piacere rivedervi. Ora adesso io non devo andare perché devo andare a prendere l'autobus per tornare a casa. Mi scusate. Però vi voglio rivedere, va bene? Con piacere. Questa sarà una domanda indiscreta. Come mai prende l'autobus per tornare a casa? Non ha la macchina? Figlio mio, anche ognuno ha i suoi problemi. Perché pensi che io problemi non ne ho? Tasse, contro tasse, seconde case, terze case, spese continue. Insomma, è una situazione difficile anche per voi pare. Pure noi, prima di fare il coppa a Milano, non avevamo come pagare l'affitto. E ci stiamo vendendo il coinquilino. Adesso fa la triglia in un supermercato. E secondo te io ti fa, mi vendo mia moglie? Ma se non crebbe? Io lo voglio. E ogni giorno io mi tocca prendere l'autobus. Agli autobus vedi che schifo che c'è, con biglietterie chiuse, tutto lo schifo. No? E l'Italia che è rovinata, l'Italia che è persa, non c'è più cosa recuperare. No? Sciopero dei treni, sciopero di auto, sciopero di tutto. Biglietterie chiuse. Sì, biglietterie chiuse, non ci sono più regole in Italia, non ce ne sono più. Che cosa c'è in Italia? Non è rimasto più niente in Italia. Vabbè, ora non deve perdere speranza, qualche miracolo ci potrebbe essere. Sì, io speravo, è un miracolo. Speriamo, un miracolo. Signori, ma non lo sapete che oggi gli autobus non ci sono? Sono in sciopero. Mi batto tutto a ruota in Italia. Il sciopero, le edicole sono in sciopero, io purtroppo oggi non ho comprato il giornale, non sono aggiornato. E ma tutte cose in sciopero, le edicole, i taxi, i treni, gli autobus, ma è normale, che Italia è questa qua? Oggi scioperano tutti. Pensa, c'era un mio amico che l'hanno tamponato, io l'ho accompagnato all'ospedale e sono andato in bagno. E non ci siamo ancora carta igienica, c'era scritto un cartello, buttate la carta negli appositi cestini. E sotto uno a pennarello c'è scritto. Ma dove è la carta e dove sono i cestini? Ci sono anche infermieri. No, perché vedi, questa Italia ormai va completamente a rotolo di carta igienica. C'è anche per gente come te che prende soldi dallo Stato. Oh, innanzitutto dammi del lei. E seconda cosa, vedi che io sono un pubblico ufficiale, mi devi portare rispetto, come ti permette? Allora, se lei è un pubblico, perché non va a portare cose agli italiani? Io lo so perché lei è un mafioso. Senti, scavacarò con un casino, scazziato! Verità, scazziato, scavacarocco! Scazziato da te! Cosa potete mettere la tua sua di pulito? Poi vuol dire un pezzino, ma vieni qua! Vieni qua che te ne ho un
Ciao, come stai? Ah, io sto bene, lo sai da ore, da oggi che siamo diventati ricchi? Ho comprato questa televisione a plasma, si possono pure bloccare le immagini. Vabbè, ma a proposito di ricchi, io avrei una cosa da proporti. Grazie, sì, ma te dobbiamo un bicchiere d'acqua. Perciò, ti stavo dicendo, tu c'è la presenza che abbiamo onorato i... Abbiamo dato i soldi al commissario, al commissario l'altro giorno, adesso abbiamo di nuovo 2 milioni. Questo siamo lì. Però a proposito di questo, io ho accompagnato il commissario a prendere l'auto. Questo mi ha fatto capire che in Italia fa tutto a rotoli, non c'è più niente, cioè è uno schifo. Ci vorrebbe un miracolo. E perciò ho pensato di rimettere 2 milioni in banca. E tu sei impazzito! Perché? Dopo 3 mesi che fatichiamo per recuperare questi 2 milioni e tu hai pensato questa idea di metterli in banca. Sbrigati che siamo in onda! Ah? Siamo in onda! Ah, sì. Scusate, ma in televisione ci sono i ritmi e bisogna adeguarci. Insomma, cambiamo discorso. Di cosa parliamo? E se non lo sai te, sta scritto tutto sul foglio. Ah, ecco. Apriamo subito col parlare degli ascolti clamorosi del Festival Canoro andato in onda ieri sera. Milioni di telespettatori sono rimasti tutta la sera ad ammirare il programma, ovviamente da dietro il televisore. Numerosi spettatori hanno dichiarato la presa scarpe è attaccata bene. Cambiamo discorso. Arrestato un uomo per disturbo alla quiete pubblica. Cantava in un quartiere abitato alle 2 di notte. Al commissariato ha dichiarato a sua discolpa: mi piace Gianni Morandi. E a proposito di commissariato, si è finalmente chiuso il caso Milano-Sicilia. I signori Coco e Marino hanno depositato giorni fa tutta la verità sull'accaduto al commissariato locale. Dichiarati innocenti, sono stati ufficialmente rilasciati, ma i due in questione sono stati schedati per essere riconosciuti negli uffici pubblici. Oh, come va? Oh, salve. Allora... Che mai abbiamo i milioni qui. Sì. Ma chi? Ma cosa? Ma l'avete vista come è ridotta l'Italia? Ma andiamoci, ma svoltiamo, io svolto, io me ne vado. Voi che fate? Svoltate? Svoltiamo pure. Vabbè, fa freddo, meglio se no. Rimaniamo qua. Niente. Io me ne vado, vado via. Poi se mi volete seguire mi seguite, se no. È anche il tempo che c'è, sì, il paese del sole, dov'è il sole? Non c'è. A marzo ci dovrebbe essere fiori, uccellini. Sì, non c'è niente. Vabbè, e purtroppo noi avevamo di questo soldi dobbiamo parlare, perché i soldi avuto... quelli nostri. Sì, se ne è parlato nei telegiornali, queste cose. Certo, quelli nostri, sì. E noi abbiamo avuto l'idea, un'idea bellissima, cioè, un'idea. E abbiamo avuto il colpo del secolo. E spendere noi i soldi a posto di tenerci di noi, siccome questa Italia va male, va rotta, li rimettiamo in banca. Però è una cosa delicatissima, perché noi dobbiamo mettere questi 2 milioni sul conto di Italia,
così a ogni singolo italiano arrivano 2 milioni di euro e così finisce la crisi economica, finisce la fame del mondo, finisce tutto. Mi sembra perfetto, perché noi ci abbiamo messo 4 mesi per prendere questi soldi dalle banche, sì. E adesso li dobbiamo rimettere in banca. Però dobbiamo stare attentissimi, perché altrimenti si rischia l'ergastolo, si rischia pure l'ergastolo, ma pensa che divertimento. Cioè, veramente una cosa veramente geniale, ma la genialità, ma voi ve le studiate la notte. È un dono di natura. Bravi, è proprio di natura, genialità di natura. Bravi, veramente, bravi. Grazie. Dunque, tu allora hai avuto l'idea di questo? La doccia l'ho già fatta, vabbè. Hai avuto l'idea di questo colpo, di questo grande colpo, questa grande idea stupenda? Sì, praticamente io quando il commissario ci ha rilasciato mi è venuta questa idea, perché lui mi ha fatto capire che l'Italia va a rotoli, di fare questo colpo che risolverebbe tutta la crisi economica. Fantastico, bellissimo, straordinario. E grazie. Da pazzi, perché solo un pazzo potrebbe accettare una cosa del genere. Vabbè, adesso ti faccio conoscere il nostro collaboratore. Ci mettiamo d'accordo. C'è anche il collaboratore. Sì. Allora vabbè. Botte spezze. Questo è il nostro collaboratore. Il grande Francesco Marino. Tutto. Sì, e diciamo ha una piccola mortalità. Molto, sì. Di poche parole. Lui è di poche parole? Sì, tipo Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, un piccolo cross. Un piccolo cross, e tu vuoi fare un colpo? Sì. Dove si rischia l'ergastolo con un piccolo causchischi, un bambino di 11 anni, 11 anni, ma sì, è quasi maggiorenne, ma dobbiamo trovare uno molto più esperto, molto più un adulto. Ci pensiamo, il problema è che lui, essendo piccolo, riesce a fare molte cose, tipo con il dedino spezzina le porte. Il famoso frutto col dito. Ma faceva capannelle pure. Capannelle all'epoca. Ma lui lo riesce a fare, benissimo. Sì. Ce lo possiamo portare? Sì, come mascotte. La mascotte del no, perché c'è un'altra mascotte. Ah, ancora è il figlio? Figlio solo. Giusto per il curriculum del mese. Allora, lui è un grande esperto. Ho saputo che oggi ha fatto un colpo sull'autobus. Quando è preso? 200.000. Certo, 200.000. Al massimo avrà preso 200 centesimi. Tu per te vuoi fare tutto questo? Il problema è che oggi non riesco a lavorare, non riescono a lavorare gli artisti, figuriamoci i ladri. Che sono artisti? Sono gli artisti dello scasso. Certo. E qui sei a casa tua all'ospedale, no? E non buttano all'ospedale. Vedo che c'è molto bonito. Quindi, per te. Lui è morto. Ecco. Aldo Fabrizio. Lui mangiava con me, ma è morto con lui. Ha 11 anni, però lui è negli anni 60 che lavora. Lasciamo. Aldo Fabrizio. Ingenio. Che abbiamo qui? Occhio di bue. Era cieco, ma ora detto. Cieco è morto. Cieco è morto. Ma quanto è che non mangiava questa lingua con me? Mario Canelli. Maestro. Ma lui proprio nascondeva i soldi dentro la chitarra. La musica. Poi abbiamo più per un po'. Lui è Roma. Come è morto pure? Annegato. Poi abbiamo Peter Torres. Lui è Roma. Anzi, non lo mi ha voluto cambiare arte. È troppo caldo. Ah, Pantera Rosa, questo è un amico mio. Vediamo. Ormai è una star. È un vivo, è vivo. Silvio Boccino, ma questo hanno arrestato ieri per aver già accusato dopo aver fatto il film. Silvio Boccino. Bocciato. E poi che ci fa a fare con te? Stefano Raffaele. Lui si è libero. Ma lui non è che lui fa il regista, l'autore televisivo, come mai
e nello sterrato. Dove non accuore a porte i bagni? Ah, così. Sì, perché siccome sono disoccupato, racimolano qualche soldo per le comparsate nei suoi film. Io ho imparato il mestiere. Quindi si potrebbe fare che io vado a trovare Stefano Raffaele sul set per qualche giorno e ci mettiamo d'accordo. Qualcuno me lo potrebbe consigliare, no? Se può fare. Ho un discorso di un concorso canoro che sto organizzando. Tacchino d'oro. Tacchino d'oro, bravo, che noi potremmo presentare insieme. Noi potremmo presentare insieme perché c'è una ragazzina che potrebbe darci un aggancio perché è la figlia, insomma, di conoscenze sì, importanti. Sì, apro, sono io. Ah, ciao. E che ci fai qua? Tutto a posto? E ti pare questo l'ora di aprire? A te ti pare questo l'ora di arrivare? Non ce ne dobbiamo andare a provare per il Festival del Principe. E appunto, fammi entrare e proviamo. Va bene. Purtroppo non mi ha aperto prima perché ero un pochino impegnato. Infatti io mi sono messo pure il giubbotto, quindi mi sono preparato. E che tutta la ricorda mia cugina, però non quella di me, quella che sta a Roma. Ha detto che c'è 5 minuti liberi, ci sentiamo con il computer, con la webcam. Ma più di 5 minuti non se ne vanno comunque. Aspettate, sto collegando. Come si è testa sotto? Ciao Mario, oh, ho saputo che stai per fare il colpo. Mario, mi raccomando, attenzione, vabbè, poi se ce la fai sono posto io tutta la famiglia, però davvero, lo sai, in cassaforte, sono un'insidia insidiosa, quindi attenzione, chiaro? Sì. Vabbè, ciao. No! Scusa, come stai? Tutto bene? Sì, io tutto bene. Però potresti mettere la webcam un po' appoggiata perché non mi sto bene tutto ciò. Va bene, e io pensavo, no? Qualche volta, nonostante la lontananza, ci possiamo rivedere, io, Franco, e ci vediamo tutti, ci prendiamo un caffè, è bello rivederci, no? Certo, però senti, scusami, devo andare adesso perché sono impegnata, sto studiando, cioè no, in realtà sto cercando un fidanzato. Tra l'altro te lo posso dire, magari anche il caso, no? E anche tu ti trovi la fidanzata, magari. Ci penserò. Ho capito. Ciao, ci vediamo presto. Ma che gli costava mettere la webcam girata al punto giusto? Ma non è questione di webcam. E come fa a sapere tua cugina che è di Roma, mentre nel frattempo che io ti avevo detto che questo colpo doveva essere segreto? Vabbè, ma se parlava del più e del meno, l'ho venuto a sapere pure lei, però alla fine un colpo segreto non lo sa nessuno. Vediamo che ci sta aspettando il principe. Sì, ma mi sta chiamando mio cugino, a 5 minuti. Bene. Ho saputo che stai organizzando un colpo, Mi raccomando, stai attento. È un progetto ambizioso e delicato quello lì.
Nel famoso colpo lì del dedino ci sono cascati tutti. Un po' di capannelle, pensa un po'. Ma tu comunque sei una persona intelligente. Alla fine vedrai che ce la farai, sono sicuro. Ciao cuginetto, speriamo di vederci presto, mi raccomando. Pure a me mi farebbe piacere rivederci, pure con Angela, io l'ho sentita prima. Ma lei è sempre impegnata. Tu che fai? Anch'io. Come lei sono sempre impegnato. Adesso sto lavorando in un palazzo, ho trovato posto come in bianchino. Mi sono anche fidanzato ultimamente, penso. Sarebbe ora che lo facessi anche te, pensaci. Se tu hai una ragazza, sarebbe proprio il momento giusto. Ci sto pensando. Va bene, dai. Spero di vederti presto. Mi raccomando per il colpo, Mario. Sì, ciao, sì. A presto. Ciao. Ciao. Ah, e allora gli hai detto pure a tuo cugino di Roma. Ma te, ma chiacchiere. Non solo a tuo cugino, pure a lui, però guarda che doveva essere segreto. A te, ma non è che loro lo dicono a qualcuno, no? Allora, noi dobbiamo andare alle prove. Ma si può sapere chi ha suonato prima alla porta? Non era il postino, ci ha lasciato una lettera, città del Vaticano. Ma tu hai qualche parente al Vaticano? No, veramente no. Intestazione. Cari figlioli, vi do la mia santa benedizione per il colpo che state per fare. Il vostro caro Papa Francesco. Ah, niente, il Papa. Il Papa, anche lui lo sa. Ma com'è possibile? È meno male che doveva essere segreto. Vabbè, andiamo a prendere un bicchiere d'acqua e poi andiamo alle prove con il principe. Qui tra qualche ora gireranno il film con Stefano Raffaele. Tu va a cercare qualcuno per il colpo del film, va bene? Bene, io con lui già mi conosco perché all'epoca quando facevo lo sceneggiatore ci eravamo incontrati a Roma, quindi già ci conosciamo. Oh, carissimo, come stai? Bene. Scrivi sempre sceneggiatura? Sì, solo che lo scrivo così a fine del libro, perché non ho trovato quel lavoro, quindi... Ma tu hai un grande talento, perché hai smesso? Che stai sentendo? Però adesso ho cambiato un po' rango, io sto girando il mio nuovo film, ne avrei sentito parlare sicuramente, vero? Insomma, oggi devo girare la scena finale in questa piazza, con questo panorama. Non si è presentato nessuno, tutti sciopero, la troupe, gli attori, a me servirebbe un solo attore, quello che te potrei anche girarmela da solo questa scena, proprio sono disperato. Ma qua stanno facendo una fotografa, stanno facendo un servizio fotografico, no, con dei cantanti, con questi cantanti famosi. Ah, e tu dici che qualcuno di questi potrebbe farmi da attore? Sì. Lo posso portare? Ma magari, guarda, se me lo porti, giro la tua prossima sceneggiatura subito, proprio, me la porti, te la pago e faccio un film. Dai, Tom, fammi vedere quello che sai fare. Forza, una cosa più sensuale, una gamba sul muro, un sorriso, uno sguardo più ammaliante, sai qualcosa? Ho bisogno di competenze per questo tipo fotografico, mi avevano detto che tu eri capace, tu devi vedere. Gira un po' più a sinistra. Toma! Scusa, ma tu chi sei? È che non stavo facendo un film. Sì, ho capito, sto lavorando, sto facendo un servizio fotografico, non mi sembra proprio professionale. È Stefano Raffaele che sta facendo. Ah, non può essere chiunque. Comunque, andate insieme al prossimo. Il prossimo... Dopo 15 anni, ti faccio tornare sul destino, è una cosa... ordinato. Oh, finalmente. Ma chi è quello? Il grande Rosario Tomer. Mai sentito. Quello di occhi. Sì, quello di occhi di ragazza che bagnavano il mio viso, però io non li vedevo, ma c'era.
Cazzo di titolo. E ti quando facevano i titoli lunghi? Tomar, ma tu intanto io non lo riconosco, non l'ho mai visto. E meno del cappello. Ah, mai visto. Sono tu sei in grado di recitare, soprattutto di recitare in un grande film, nel mio film. Ah. Lui è esperto. Lui ha fatto pure su Telebelvedere il programma Etna Canta Show nel 92, non ho visto. Vabbè Tomar, allora, devi dire una sola battuta, ma la devi dire bene, perché questa è la scena clou del mio capolavoro. Allora, la battuta è semplice, a Dia non si tocca. Fai schifo, ma comunque la facciamo lo stesso. Anzi no, io prima ti devo fare un provino. C'è il provino. Tomar, ti devo fare un provino. Non basta dare a Belvedere. Facciamo solo. Hai vinto pure il limone d'oro a Calata Bianca. Ah, il limone d'oro a Calata Bianca. Che schifo. grande cantante. Tomar, allora, cominciamo il provino. Sei uno spietato assassino, un serial killer, uno che ha sulla coscienza decine di cadaveri. Dai, fammi la faccia serial killer. Ah, questa è la faccia serial killer? E questa la faccia serial killer? Fai schifo, Tomar. Vabbè, comunque. Ora sei innamorato, hai di fronte a te la donna più bella del mondo e questa donna ti ama e tu la ami. Dai, fammi la faccia dell'innamorato, dai. Questa è la faccia dell'innamorato? Lo stai facendo? Fai schifo, Tomar. Vabbè, comunque, ora facciamo un'altra cosa. Sei contento, sei felice perché hai vinto il Super Enalotto, hai vinto 60 milioni di euro. Dai, fammi la faccia di uno felice che ha vinto il Super Enalotto. Questa è la faccia felice? Tomar, fai schifo. Vabbè, comunque, dai. Mi servi per forza, perciò giriamola. Tomar, sei pronto? La scena è facilissima. La battuta è questa. Tu, rivolto verso l'infinito, devi dire Attia, non si tocca, kid è cosa di Don Peppino. Attia, non si tocca. Aspetta, lo devi dire dopo che io ti do l'azione, no subito. Tomar, concentrati, eh? Concentrati, pensa a quando eri un cantante famoso. Ora potresti diventare un attore famoso. Allora, appena io dico azione, tu devi dire la battuta. Attia, non si tocca, kid è cosa di Don Peppino. Facilissimo. Tu sei pronto a girare, Mario? Pronto. Mi raccomando, va? Allora, azione. Attia, è cosa, non si tocca, è cosa... No, stop! La battuta è facile. Attia, non si tocca, kid è cosa di Don Peppino. Ok? Ce l'hai in testa? Ce l'hai tutto in testa. Azione. Attia, che cosa? Non si tocca, che cosa non so che sia. Tomar, stop, Tomar! Ma scusami, ma tu sei stato un grande cantante? Ho fatto pure la contare. Ah, hai lavorato col maestro Nini Grassia e non mi sai dire sta semplice battuta. Attia, non si tocca, kid è casa di Don Peppino. Questa è la battuta. Forza, dai, concentrati il palla, azione. Il caso di Luparino. Stop, basta, ma chi me ne ha portato, Mario? Senti, io me ne vado, no. Ci rinuncio. Tomar, torna a fare il cantante. Chi ci vuole a dire a te, non so che cosa devo Peppino. L'ha detto. Ma il principe non è venuto, perché come al solito doveva tappare. Ora dobbiamo fare tutto noi. Tutto noi ci ha detto di fare tutto noi. Ma ancora così triste sei? No, non sono triste, solo che non so da dove è saltata in mente questa grande bella idea di questo corpo, dove possiamo rischiare la vita. Buonasera. Ciao. Buonasera. Come sta? Bene! Sono pronto di mezzo a voi, bene!
bambini. No, ma è piacere, no, è prego, d'accordo. Ma ancora sei così triste? Non sono triste, non sono triste. Ora ti faccio ballare con una signora. Mi scusi, però io devo andare a preparare Giulio per l'esibizione. Ah, vabbè, non è un problema. Ti faccio parlare con lui, una persona fidatissima. Andiamo. Prego, prego. Ballo? Ti piace? Ti piace ballare? Sì. Così ti piace ballare con me? Sì. Ah, eccolo, sì, Giulia è quasi pronta. Tra quanto tempo cominciate? Più o meno tra un'oretta circa. Ah, un'oretta? Purtroppo io devo andare a sbrigare delle cose, magari torno dopo per l'esibizione. Sì. È solo che non so dove lasciare Giulia. Ma non è un problema, perché io già sono preparato, quindi potete stare con me. Va bene, mi prendo la borsa e ci vediamo dopo. Sì, sì. Allora, tutto bene? Sì, sì, sono emozionata. Mi hanno detto che succede prima di esibirsi. Sì, è normale essere emozionati. Succede prima di andare sul palco. Poi quando sapessi fare, la paura passa. Ma è da tanto tempo che fai questo lavoro? La mia è una storia un po' strana. Sai, io fin da quando ero bambino, ho sempre amato questo lavoro. Solo che poi, quando sono diventato grande, ho dovuto fare i conti con le cose più grandi. Il lavoro, le tasse, la disoccupazione. Penso che ho dovuto anche rubare. Ma queste sono cose che non si fanno, eh? Quando ho provato, mia nonna mi ha detto che sono brava. Se lo dice lei, io ci credo. E le nonne sono tra le cose più preziose che hanno le persone. Sai, io ho avuto una nonna a cui voluto molto bene. Ma che fai? Prendi appunti su quello che dico? Sì, sì, così se diventerai famoso potrò scrivere la tua biografia. Beh, come dicevo prima, io... La tua è una storia bellissima, quindi tu e la vostra banda siete come la banda di Robin Hood. Rubate, sì, ma per dare poveri. Sì, ma guarda, è difficile. Anch'io a volte mi scoraggio se penso che qualcosa dovrebbe andare male. Ma no, non ti devi scoraggiare! Invece devi pensare alla tua passione, per il cinema e per lo spettacolo. E alle cose che ti fanno stare bene, quelle vere. Sai, io a volte me lo chiedo, ma che cos'è la verità? Lo sai cosa diceva Totò? In un film parlava della verità. E dicevo una domanda che adesso io faccio a te. Tu la senti qualcosa dentro di te? Sì, sì, si sente qualcosa che c'è. Ecco, quella è la verità. Però, silenzio, perché appena la nomini, non c'è più. Ah, ma qua siete forse sbrigatevi che tra 10 minuti si comincia, andiamo. Ok, arriviamo. Mi ha fatto piacere parlare con te. Lo sai che adesso arriva più paura di andare sul palco? E anche a me ha fatto piacere. Ma hai scritto tutto quello che ti ho detto, anche tutti quei film, quando ti ho parlato di Indietro Tutto? Sì, sì, certo. Sai, non mi era ancora mai capitato di raccontare la mia storia a qualcuno. Sei una brava bambina, vedrai che farei strada. Però, se ti posso dare un consiglio, non smettere di avere paura del palco. Quando sarai grande, ti passerà da sola. Ma quando sei bambino, è una delle sensazioni più belle che ci sia. Seguirò il tuo consiglio. Comunque, tra qualche settimana ti darò un regalo. Un regalo? Sì, un regalo, te lo meriti. E poi quando ti sentirai triste, ti metterà tanta forza. Però vedi,
Ti do anche un altro consiglio, devi stare sempre attento per questo lavoro. Devi trovare le persone giuste, le occasioni giuste. E non è facile. Stai sempre da solo, provi mille volte le stesse battute. E nessuno ti viene a cercare perché spesso le persone vedono in te una maschera e non una persona. Non hai pace, però quando vedi il sipario che si apre e il pubblico che si diverte, sei ripagato e non c'è cosa più bella. Adesso però dobbiamo andare in scena. Sì, sì, andiamo! Benvenuto a questa piacevole serata organizzata dal principe che purtroppo per motivi di lavoro non è qui presente, però ho con me il nostro amico Sebastiano. Ancora sei triste? Non sono triste, non sono triste. E ride che c'è il pubblico. No, non è cosa tua. Quindi, andiamo avanti. Allora, prima di cominciare questa serata con voi, spendere i bambini che ci seguirete, ringraziamo tutti gli sponsor. Vuoi la carne più fresca? Vai da Pino Cioccia, un grande macellaio, il D'Artagnan del Condro Filetto. La prima concorrente che oggi si esibirà è Giulia. Questo colpo lo facciamo. Bravo. Siccome ha convinto pure il principe, ci mettiamo d'accordo, organizziamo una cosa fatta per bene, così ci riesci. Sì, ma tu hai portato Stefano Raffaele. Sì, sì, ci sono stato ieri sul set. È successo quello che è successo, ma alla fine mi ha dato due nominativi che potrebbero aiutarci. Il maschio si chiama Pippo Colica, la femmina invece si chiama Beatrice. Ma cosa significa uno che si chiama Pippo Colica? E boh, non lo so, poi lo scopriremo. E come, io sono una persona cattolica, vado a messa ogni domenica, faccio la confessione, la comunione, prendo l'oste, qualcosa a bada. Però io proverei, siccome è una cosa pericolosa, a farmi leggere la mano da un mago. Ma cosceme? Ui, Mariuccio, ciao, come stai? E bene. Sì, accomodi. Sto preparando qua che... Dimmi, che fai? E io ora ho abbandonato per un momento il mondo dello spettacolo. Ma dai, come mai? Perché non si lavora, non si riesce a lavorare. Dimmi. Ora no. Sto facendo altro, però la passione c'è sempre. No, io invece ho avuto una telefonata importantissima, infatti sto aspettando ancora che una persona... Tu? Forte. Uno forte, uno grosso. Nicola Vicedome. Ma chi è Nicola Vicedome? Uno più forte, più grosso, importante. Chi è Nicola Vicedome? E se non te? Ma no, stiamo parlando di cose altre, di una persona su quattro lettere. Nato nella lontana Betlemme. Quattro lettere. Gamma, buona gamma. Ma che buona gamma! Quattro lettere, hai capito? No. Lunghe, alto. No. Grazie, se mi vuole leggere la mano, è un po' difficile. No, perché non ha più, sta attenti, dove sta un finito? Sta attenti, che devo andare poi. Ma no, no, sta a posto qua. Sì. Tu devi fare le cose precise, Tutto andrà bene. Ma che potevo esistere? Praticamente noi vogliamo stanziare sul conto per un italiano 2 milioni di euro, così tutta la crisi economica scontata. Ah, quindi... no, ho capito. Sì. Ma chi fa? Chiedo. Ma sei venuto le urine del crocione? Io
Io devo andare a fare le analisi del brosciolo, ti bevi le urine del brosciolo. Ma mi fanno male. Ma non lo so, però se non viene di Bergoglio, insomma. Se non lo so, se lo va a casa a fare pisciare di Bergoglio. Non vuole dire. Vabbè, comunque, sì. Deve fare le cose precise. Allora, innanzitutto bisogna alzarsi. Poi, la mano questa deve stare così qua. L'orecchio deve andare a nord a ovest, così. Questa deve andare sul gomito con la punta, col dito. E poi ci deve andare verso la costellazione del Capricorno, vedi così. A questo punto devi chiudere gli occhi in questa maniera, devi sentire qua come qualcosa, devi guardare in alto e praticamente devi chiudere gli occhi e prendere fino a 9. Sì, no. Sì, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma questi meme però sto a sentire qualcosa qua. Lo telefoniamo. Sei pronto? Pronto? Carissimo, ho letto le sue pubblicazioncelle. Sì, sì, mi fa piacere, però io in questo momento vado di fretta. Eh sì, è perché il telefonino me l'aveva preso Francesco Scimemi. Ah, Scimemi, io ho molte cose da raccontare su Scimemi, è un caro amico. Sì, ma adesso purtroppo non ci possiamo dilungare nelle discussioni, perché vado un po' di fretta, quindi... Me lo lasci dire, Scimemi è fenomenale, io ho analizzato le sue strabilianti performance, è uno psicopeda cabarettistatore, lui, questo Scimemi, affonda le sue radici nello stile dinamichevolmente pensante come machistica scimemiano. Scusa carissimo, si è fatto tardi, io avevo un impegno, rimandiamo la nostra conversazione. Certo, oh, vedrà, a presto. Buonanotte. Buonanotte. Ah, grazie. Buonanotte, sì, grazie. Scusa, si sta facendo tardi, sono 20 minuti che ci salutiamo. Buonanotte. Buonanotte. Oh, ciao. Buongiorno. Finalmente. Oh. Siamo arrivati. Ma che è successo? Sapessi, era nervoso per questo colpo di domani e io gli ho dato un sedativo, una qualcosa per farla calmare. E lui se ne è preso troppo. Quella è droga. Ma quale gioco l'è giocata? Ma quando se ne è preso? Se ne è preso... Se ne è bevuto intorno a 14 litri. È decelissimo. Ma non ti siamo pazzi? No, ma non ti preoccupare, l'unico effetto, questi sono gli effetti collaterali, ma l'unico, un altro effetto potrebbe essere che deve andare in bagno ogni 5 minuti. E se nella banda non c'è il bagno? Io ho becciato a terra in qualche modo. Cioè, l'ha becciato fuori. Nanto, stai fermo, ma sta facendo fuori ragazzi. Ma poi ne ha altre effetti questa cosa? Sì, ha un'altra cosa, minima. Può entrare in crisi che durerà dai 2 minuti ai 2 giorni. 2 ore? Ma siamo malocombinati? Onde se ne sta chi? Non lo fa.
preso tua mano, sì, ma lo comprerà. No, tu puoi stare certo che domani non riceverà niente. Ah, a proposito, ti ricordi quella bambina Giuli che ti ha dato? Ah, sì, sì. Giuli, quella del tacchino d'oro. Sì, sì. Ti hanno dato questo. Sì, ma ha detto che mi doveva dare un regalo. Sì, sarà. Vabbè, andiamo dopo. Sì. Che domani faremo un colpo così difficile, ma così importante, che se ci riesce la crisi economica non c'è più e la fame nel mondo neppure, perché avanzano i soldi e noi glieli mandiamo là. Noi praticamente sarà proprio un miracolo. L'unica cosa che dobbiamo fare è stare sereni, solo che questo non è tanto facile. Scatina tempesta, non cerca pace, e lacrima frisca lo vento, sopra vampa de fuoco, e lume corre, tutto spesa Dio. C'è un piccolo problema, lui rispetto a ieri sta molto più male e inoltre gli prendono gli attacchi di crisi. Come? Gli attacchi di crisi. Ecco com'è. Ma scusa, ma ora come facciamo? Facciamo, intanto il colpo non lo potete fare, non lo possiamo fare noi due insieme a voi, c'è solo tu, Pippo Colica e il principe. Fresco d'amore sul mio viso come cascate d'acqua limpida. Ah, che freschezza. Alzo lo sguardo e mi sembra di sì. Oh, mi sembra pipì.
sbrigati che dobbiamo andare dal dottore, andiamo. Sei pronto? Sì. Ogni volta che preparo un piano, io poi ci prendo su. Ti do la cosa per bene, uno specialista della manzina. Vai! Ma questa... eccetto piano. Per fare un buon colpo bisogna rimanere sempre lucidi. Giusto. Ecco. Alla nostra. Andiamo. Oh, è arrivato il principe. Dai, così discutiamo di una cosa importante, vieni, vieni. Abbiamo parlato del piano A, del piano B, del piano C. Piano A, sappiamo i preparativi, li stiamo facendo adesso, li siamo quasi pronti. Piano B lo faremo quel giorno lì, dalle ore alle ore, il colpo vero. Il piano C sapete qual è? No. La cosa più importante è la spartizione. Ah, gli ho portato un modellino. Un classico piano C. C'è chi lo chiama torta. La spartizione. Questo è per te, principe. Questo. Ecco così, sì. È per te, Mario. E questo naturalmente per me. Questa. Oggi è pure giornata di chiusura, quindi possiamo agire tranquillo. Okay. Assistente Provolino, in via la numero 3. Questa è quella giusta. Sì, 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 quella giusta, quella giusta. Perfetta, perfetta, perfetta. Grazie assistente. Grazie. Il segnale. Le campane. Andiamo? Vediamo. Andiamo. Non posso. La 3. Questo, solo questo. La 3. La 3, sì. Questa è quella giusta. Sì, sì, questa qua. Eccoci qua, questa è la banca. Tira fuori una mappina. La mappina? La mappina. Questa cosa? La mappina. Mappina, mappa, piccola, piccola mappa. Ah, la mappa per il cassaforte, qua. Ah. Ma qui c'è un monitor. Questa stanza è video sorvegliata. Ma che succede? Cos'è questo allarme? Vabbè, c'è un video sistema di sorveglianza. Non ce l'aspetto. Ma a questo punto scatta il piano qui. Tutto previsto anche questa eventualità. Quale? Semplicissimo. Facciamo finta che stiamo girando un film. Così sembrerà a quelli che controllano che si è inserito un film di qualche TV privata locale, di queste che hanno schermature dentro al sistema, e nessuno penserà che c'è un film in corso. Sì, ma io non so recitare. Meglio! Certo, meglio. Non hai visto le fiction, ti prendono solo se non sai recitare. Quindi, anzi, potremmo avere un futuro fissato. Vero, vero. Famoso. Siamo famosi. D'accordo? Sì, sì. Siamo pronti per entrare nel campo della videosorveglianza? Pronti. Il piano di benissimo piano. Il buonino. Adesso. Adesso. Ma secondo te perché mi sono un po' paura? E c'è la carta.
E per andare in bagno. Adesso. E sarà stato il gulash. Gulash, eh? Una beppa in gulash, va? La colica non conosce orari, quando colpisce, colpisce. Ah, ho capito tutto. Ci deve essere un'interferenza e questo è un film. Proprio quel film di chi era? Di Nando Cicero. Questa videosorveglianza devo farla aggiustare il prima possibile, altrimenti il maledetto allarme suonerà sempre. E poi, proprio adesso che stavo per uscire. Vabbè, va. La stacco. Io so come Lando Buzzanca, tocco femmine in quantità. Adesso... La carta. La carta. Ma non è questa la carta, dov'è la carta? La carta, la cartina. Ah, la cartina? Sì. Mister, c'è stato un'ora e io ho dato a Pippo Cole che è andato in bagno. Me lo sentivo. Il mio intuito mi diceva questo. Che si fa? E ora si fa e... che si fa? Niente, andiamo con la mente. Secondo me il cuore della banca è a sinistra. Sì. A sinistra. Andiamo a sinistra. Ma qui, i soldi non ce n'è. Tienilo. Prima che sei troppo tardi, tienilo. Ma come tienilo? Tienilo. No, praticamente questo è un altro colpo che... Allora, noi non dobbiamo stanziare i soldi qui. Noi abbiamo un altro metodo. Qui c'è il libretto degli assegni, tieni. Praticamente noi mettiamo un assegno all'Italia in modo tale che noi investiamo 2 milioni e si risolva tutta la fame del mondo, tutti gli italiani saranno ricchi e i problemi che affliggono la nostra nazione non ci sono. Bellissimo, ma questo allora che colpo è? Siamo noi che stiamo portando i soldi? Sì. Io ho un lavoro gratis, io c'è campo per questo lavoro. Va bene, però c'è sempre un'aria patriottica questa cosa. Sì. Ma che mangio io, aria patriottica? Ma l'hai fatto anche? Eh sì che l'ho fatto, ma adesso la banca è in chiusura, quindi questa cifra è di dominio pubblico. Gira! E tutto te la possono rubare. E dobbiamo aspettare ancora qualche giorno e poi finalmente. Il colpo è incompleto. Incompleto, a metà. È una cosa paradossale. Tutti la possono rubare, tranne io perché sono qui per fare beneficenza. Sì. Ma da qualche giorno possiamo poi beneficiare da noi? Da qualche giorno, io non ci sono, perché dopo domani devo partire, non posso mandare una collega, cioè, siamo venuti da me a collega un po' di volte, è già sulla buona strada. Sì, una collega donna. Una donna ci vuole. Sì, è la prima donna scassinatrice della provincia. Tra qualche giorno facciamo tutto, va bene? Ok, mi raccomando, in gamba, in gamba. Allora noi salutiamo, grazie per la disponibilità. Ma che grazie per la disponibilità? Allora, ma tutto questo incontrarci, pianificare, lama 3, cioè, e poi... Ma c'è lo spirito patriottico, cioè, l'aver fatto del bene alla nostra nazione. Questa nazione è nostra. Noi alcune volte non ce ne rendiamo conto, ma l'Italia è nostra, l'Italia è mia, l'Italia è sua. Tutta la banca fa parte dell'Italia, la banca è nostra. Tutta questa strada è nostra. Tutto è nostro. Quindi questa strada è tua. Dobbiamo rendere beneficio con te. Una bella cosa. Ci vediamo. La strada è mia. Via Pantà. Manca un libro. È tutto un po' mio. La strada è mia.
Tu lo sai, che la banca è mia! Oh, è la ma che è? Ma che è? Tutta mia, è tutta mia! Pronto? Pronto, manicomio, c'ho un bacciapiede libero, aiutatemi! È mia! La banca è mia! E la strada è mia! Ah, ah, è mia! La banca è mia! Oh, ma che stai a fare? Scusa, non me ne ero accorto, scusa. Sta al contrario, è foglio. Benvenuti a questa edizione straordinaria del nostro TG. Come avete potuto capire dai giornali di oggi, è accaduto quello che è stato definito il vero grande colpo del secolo. Pare che nel giorno di chiusura della banca alcuni misteriosi criminali siano entrati, ma non per rubare, bensì per stanziare su un assegno aperto ben 2 milioni di euro. La cosa più geniale è che questi criminali hanno colpito forse per sbaglio il centro di riproduzione e quindi fino a quando qualcuno non sistemerà la centrale di controllo, ogni singolo centesimo sarà di pubblico dominio e ognuno potrà arricchirsi con i soldi di ogni italiano. Si sospetta che questi geniali criminali, adesso ricercati in tutta Italia, vogliano in questi giorni colpire direttamente la centrale di controllo. Come seconda notizia, vi annunciamo la recente fuga dal carcere del pericoloso boss Tano Caprozzi. Adesso vi saluto, perché visto che grazie a questo bel colpo del secolo siamo diventati tutti milionari, e vado a farmi una bella vacanza. Sta attento! Che fumi? Non vedi che stai vedendo? Sta attento! Ciao Francesco. Allora, questa è Beatrice. Che sarebbe Beatrice? Allora, noi sì, l'abbiamo presa la macchina blu. Ok, va bene. E allora dobbiamo inseguire la macchina gialla. Va bene. Ok. Ciao. Sì. Ok, io ho preso la macchina. Sì, la macchina gialla. Ok. Allora, macchina blu? Ok, devo inseguire la macchina qui, per capo.
Sebastiano, sì. Tutto bene come finisce bene. Sì, però avevo ragione io perché ero di sotto. No, scusami, avevo ragione io che stavo scendendo. Vabbè, ma vuoi vedere che dietro a tutto questo ci sta il principe? Nel frattempo che teneva impegnato a te, a me, a inseguirci, lui si prendeva i soldi. No, non ci posso credere. No, ma non può essere stato il principe. Perché mi ha telefonato adesso e dice che all'ospedale che ha avuto un incidente. Praticamente lui si voleva mettere di sotto due macchine e mangiare una più che tamponata, ma solo che ha incontrato un camion per strada, perciò l'ha investito e non ha potuto vendere i soldi. Ragazzi, ho fatto tutto io, ho già inviato l'assegno. Ah, bene. Meno male che è andato tutto liscio, perché sulla macchina avevo la bomba d'orologeria che mi aveva dato il principe. Meno male che non c'è più. Oh, ce l'ho io, per fortuna. Ma come per fortuna? Buttala! E arrivato a questo punto ci possiamo salutare. Vabbè, ci vediamo la prossima volta. Ciao, perché non è male che sta sospeso, è tutto sospeso. Ciao piccolo. Ancora devo aspettare mia sorella per andare a casa. Ah, vabbè, ma non è un problema, perché possiamo andare vicino a casa mia, lo aspettiamo là. Va bene, ok. Ma questa è casa mia. All'entrata può sembrare un poco povera, però poi come uno entra si sistema da solo, ci sono mobili per casa. Vabbè, poi è arredata bene, è vintage. Sì, in effetti si denota un pochettino scicco. Sì, è abbastanza buona. Io d'inverno faccio un po' di difficoltà, infatti vado a dormire a casa di Sebastiano, però d'estate si fanno bene. Tranne quando piove, che vabbè, uno risparmia pure tempo perché la bestia se l'ha fatto lì. Però vabbè, ci vive abbastanza bene, e poi c'è pure un letto matrimoniale, però siccome ci dormo solo io, lo lascio sempre solo, allora ci dormo risolto. Mi ho aspettato metà per scoprire l'altra parte del tetto, perché altrimenti scendeva la legge pure da là. Una volta mi sono andato a trovare pure un pinguino a dicembre, che si è da Babbo Natale, cioè. Ah, dici mia sorella, sta arrivando, ora te la presento. Okay. Ciao, mi piacerebbe. Va bene, allora poi ci vediamo. Ok, va bene, ci vedremo qui là allora. Ciao. 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 Ciao, piacere. No? No. Ah, Mario, ciao. Com'è finito? Gli hai detto? Di che dovevo tu? Ma come? Non te lo ricordi, i tuoi cugini hanno insistito tanto e che tu trovi una fidanzata, quella di Roma. Vabbè, ma cioè io un po' mi vergognavo, cioè facciamo finta che per esempio, cioè, vabbè non è la stessa cosa, se ti tagli un po' la barba fosse un po' ci somiglia, però vabbè. Il problema è che poi bisogna vedere come uno parla e poi la nascita, il popolo, la nazione, la stato della libertà, il colosseo. E se poi io sono innamorato e lei non è innamorata? No, due persone ti vedono subito quando tu sono innamorato. Però secondo te che lo dovrei dire? Certo. Anzi, sbrigati. Sì, buongiorno signora, sono un amico di Beatrice, ci siamo conosciuti qualche giorno fa. Lei sta per partire, per andare a studiare. Ma questo treno tra quanto tempo parte? Mezz'ora? Va bene, grazie, arrivederci signore. Io volerò nell'azzurro immenso e lascerò per sempre città. Mi piangerò i tempi migliori per ricordare l'amore che io ho ancora per te.
cielo finito, ti sognerò accanto a me, poi tornerò nella mia città per rivederti per sempre con me. Tutto bene, adesso stiamo per andare in chiesa. Passo alla casa di Mario e metto d'accordo con i suoi cugini e prendere le letture. Allora avete preparato tutto con te? Sì, ci ha preso per te. Ci ha preso quello al cioccolato e poi alla mano. Perfetto. Lei fede è andata a prendere Sebastiano. Ora aspettiamo che viene a darci prete e poi andiamo in giro per stare. Ma che è successo? Sapesti? Lui l'ho trovato su marciapiede steso a terra. Ah. E gli avevo pure dato un colpo in testa, ma io so chi può essere stato. Qui accanto a lui c'era questa lettera. Vediamo. Ah, ma questo è il principe. Dopo tutte queste mesi mi perseguita ancora. Sì, c'è scritto pure un orario dove lui manderà un messaggio a tua cognata da parte tua che non la vuoi più sposare. Secondo me ci dobbiamo sbrigare. Sì. Ma è il padre? C'è qua il padre che dorme. Non ti preoccupare, ci penso io. Ma aspetta, ecco sta l'ammazzata. C'è Sebastiano ora prende la scarpa di Pippo Coli per la cosa che sveglio, c'è un mese fa. Lo dici tu. Che cosa è successo? Non niente, niente, andiamo. Dai. Ma come mai non stanno arrivando? Sicuramente sarà successo qualcosa. No, non ti preoccupare, stanno per arrivare, dai. Scusate il ritardo, ne chiamo io, Mario sta per arrivare. Ma mi è arrivato un messaggio. Aspetta, guarda. No, il messaggio non c'è più. Oh signore, ma questo ci è rimasto secco, è morto, completamente morto, è defunto. No, non si preoccupi commissario, che Sebastiano ha portato una scarpa di Pippo Colico, quindi... Niente, niente padre, siamo pronti per iniziare la cerimonia. Ma cosa è successo? Cosa è successo? I testimoni. I testimoni ci sono? Testimoni. Siamo scordati di scegliere testimoni, è grave. Come? Testimoni non sono, per il matrimonio è importante. Ora dobbiamo scegliere. Rudy, vieni. Questo va bene. Ma lui è piccolo. Il mio cuginetto. Ok, ma è piccolino. Ma scusa, quanti anni deve avere il testimone? Non lo so. Ma se non lo sa lei che è del mestiere, chi dovrebbe saperlo? Non è mai capitato questa situazione. Tanti anni che esercito. Ah, lei esercito? Paracadutisti, militare, aeronautico. Ma che dici? Spettito come sacerdote, sono un pelato. Ah, mi dispiace. Che c'è? Tutte volte che parlo con voi, ho un terribile ma allora, che chiamo come testimone? Simone Francesco, viene qui. Lui è un bravissimo ragazzo. Sa cucinare molto bene, ha vinto il primo premio al Festival della Cucina. Come assistente dell'assistente dell'aiuto poco. Una persona affettata che praticamente ha preso solo la parte. Però il primo l'ha vinto lui. Grazie. Auguri! Auguri, viva gli sposi! Viva questa bella sposa! Che meraviglia! Bravo, bravo! Auguri Mario! Auguri ragazzi, auguri! Auguri con te! Auguri! Grazie! Tanti auguri! Grazie. Auguri! Grazie! Auguri! Grazie! Auguri! Grazie! Bravi, bravi! Bravi! Grazie. Grazie. Grazie.
raccomando. Grazie. 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 Senza pietà, l'overo svago di la mia vita, sono le femmine che a ballare, dello giavaglio non a parlare per carità. Che bella sta vita, se potesse durare, sta morte non ti vedi, cent'anni puoi campare. Che bella sta vita, ma senza già la foto. In what the mountain.
completa questa storia che dobbiamo raccontare. Una storia che è un presepe di persone, di italiani, ognuno con i loro problemi, però sempre pronti a sperare nel futuro. Un futuro migliore che in questa storia c'è stato. Ovviamente è una storia surreale, divertente, ma in un periodo in cui ci sono tanti problemi e tante difficoltà, bisogna sempre sperare, perché prima o poi la felicità arriverà. Povero Italia! Sta vita, ma senza già.